Ciao cari amici del progetto Ruskellius, bentornati al nostro progetto. Vi auguro un buon 2021, visto che è il primo tutorial di quest'anno. Oggi parleremo dei pattern design adapter, che è il primo pattern strutturato. Adapter sta per adattatore. Abbiamo creato una classe lettore multimediale, che ha diverse componenti. Uno per ascoltare l'audio, l'altro per ascoltare video, l'altro per vedere le foto. Allora, abbiamo realizzato un'interfaccia che si chiama riproduttore. Andiamo a vedere, che non è altro che un metodo che prende il tipo e il nome del file. Il tipo in pratica sarebbe l'estensione che ha il file, come vedremo. Allora, poi abbiamo, ritornando alla nostra classe principale, abbiamo realizzato tre classi, uno che si chiama avvio e riproduzione audio, l'altro video e l'altro foto. E ne abbiamo creato un'istanza all'interno della classe lettore multimediale. Vediamo queste classi avvio e riproduzione audio. Tutto, che poi sono le stesse. Abbiamo implementato un'interfaccia che si chiama Riproduce Audio, e in pratica, come si può intuire dall'override, all'interno un metodo che carica il file e ci stampa la riproduzione del nome del file. Ok. Analogamente abbiamo fatto per foto e video. Ok, le interfacce sono queste. Come vedete, e sapete, penso, l'interfaccia non implementa il metodo, ma viene implementato nelle classi avvia. Come vedete, c'è un bel override. Ecco, ok. Poi abbiamo utilizzato il metodo. Si trova all'interno dell'interfaccia riprodurre, che è appunto riproduci. Vediamo. Riprodurre, riproduci, che ci dà il tipo e il nome del file. Noi le vedremo tipo un dizionario, quindi chiave e valore. Ok. Allora, ci dà come parametro tipo e nome del file. Gli diciamo se il tipo è uguale a MOV, che è un'estensione tipica del Mac, però possiamo mettere qualsiasi, potevamo mettere AVI, potevamo mettere MP4, eccetera, eccetera. Avviami, riproduzione video, nome del file. Altrimenti, se MP3, in questo caso è audio, riproducimi, avvia riproduzione audio e col nome del file. Analogamente per le foto, infatti ho messo JPG o JPEG, come volete leggerlo. E ci apre il file, delle foto, cioè il nome del file delle foto in pratica. Poi, nel main, che è la funzione principale della nostra classe, abbiamo istanziato e richiamato la classe principale, cioè lettore multimediale, chiamandolo LM, lettore multimediale appunto. E con la notazione puntata abbiamo richiamato riproduci e abbiamo inserito i due parametri move, tutorial01 move, MP3, il mio podcast MP3, riproduzione JPG, mio foto, mia, forse meglio scrivere, mia foto, JPG. Salviamo, andiamo in esecuzione, e in pratica, come se fosse un display del nostro lettore multimediale,
ci dà il nome del file più l'estensione. Vedete? Ringrazio per aver visto questo tutorial. Vi esorto a iscrivervi al canale, selezionare la campanellina per avere le nuove notifiche, andare nella parte info dove ci sono i nostri social network e potete effettuare delle donazioni al nostro canale in modo tale che si espanda e possa realizzare più momenti didattici. Lo potete fare con PayPal, Patreon e quando facciamo gli streaming c'è Streamlabs. Un bacione da Pancrazio del progetto Lo Schedius. Ciao!